Intanto benvenuti a tutti, grazie di essere qui. Questa seconda parte della giornata è dedicata al Salotto Letterario. Avremo due presentazioni di libri, ma come avrete capito la cornice è molto fantasy. Quindi avremo delle letture, delle performance di musicisti e di artisti che andranno ad arricchire questi incontri con gli autori. Io sono Silvia Zanini, sono la bibliotecaria, è la biblioteca che quest'anno compie 15 anni, quindi per me è veramente una gioia e anche, voglio dire, un orgoglio essere riusciti a organizzare questa terza edizione proprio per festeggiare i 15 anni di questa biblioteca. Una biblioteca che è cresciuta esponenzialmente in 15 anni. Io ero presente il giorno in cui venne inaugurata e mi ricordo che c'era un solo scaffale di libri. Oggi abbiamo 18.000 libri, la maggior parte frutto di donazioni, tra l'altro donazioni molto importanti, molto ricche e significative. Abbiamo anche servizi che vanno al di là di quelli che sono i servizi di base di una biblioteca di pubblica lettura, tant'è vero che abbiamo chiesto un riconoscimento, il marchio di qualità, alla Regione ed è in corso la procedura di assegnazione di quello che è per noi veramente un riconoscimento, un encomio speciale. Non mi chiedete di guardare in camera perché io sono abituata a stare nel buio, nel silenzio, tra i libri. Per me è un grande sforzo parlare al microfono, però in queste occasioni alcune cose le devo dire. E tra poco appunto avremo la presentazione del libro di Fabiana Redivo, che sarà presentata da Flora Staglianò. Grazie infinite per essere qui, le curatrici della manifestazione Monica Serra e Filomena Cecere hanno ideato e curato tutta quella che è la parte letteraria di Fantasia, mentre l'associazione Liberamente, il cui presidente è Federico Rossocarella, e tutto il suo gruppo di giovani ha organizzato il Villaggio in Festa, quindi tutto il villaggio che vedete fuori, cioè il nostro centro storico, oggi ha preso un carattere molto particolare in stile, diciamo, medievale e fantasy. Avete visto sicuramente anche figuranti in costume, insomma abbiamo cercato di immaginare, ecco, un'ambientazione fantastica. E poi avremo una pausa tra i due libri, la premiazione di un concorso letterario. Anche questo è un concorso, un progetto che la biblioteca porta avanti da diversi anni e che è dedicato appunto alla scrittura creativa e al fantasy. Il tema del concorso, poi vi dirò meglio, è stato scelto dalla vincitrice dello scorso anno, Loriana Lucciarini. Avremo appunto questa premiazione alla presenza delle autorità cittadine e a seguire di nuovo appunto l'incontro con l'autore Giovanni Agnoloni con la sua Casa degli Anonimi, che sarà intervistato da Sandro Battisti. Ditemi voi se il gruppo che ho qui alle spalle, Disordinary, è composto da Mario Lipparini all'arpa e da Claudia Divon alla voce. Vi prego di dare anche a loro un benvenuto. Grazie per essere qui. E la ballerina invece che eseguirà volteggi e piroette si chiama Martinica Ferrara. Non so se puoi farti vedere. Grazie Martinica, grazie. E dalle 16 alle 18 la biblioteca, la sala lettura dei ragazzi, ospita un laboratorio di riciclo della carta. Quindi chi volesse, i genitori magari vogliono ascoltare tranquillamente le interviste agli scrittori, chi volesse può lasciare i bambini in sicurezza in sala ragazzi qui dentro, dove ci sarà questo laboratorio. Quindi chi vuole può entrare. E ci saranno poi delle letture che verranno svolte da Luisanna Vespa e da Luca Terranova.
Dove siamo noi, ragazzi? Ci sono, eh? Ecco, Rosanna, grazie. Sì, Luca Terranova, l'ho visto, ma sta facendo delle prove. E a questo punto io inviterei la scrittrice qui. Ecco, sta arrivando l'associazione Cartartis per la giornata creativa. Cartartis è un'associazione del territorio che ha realizzato, tra le altre cose, l'arredamento della nostra sala ragazzi, cioè i tavoli, gli sgabellini dei bimbi 0-6 anni. Sono stati realizzati con il cartone riciclato da queste ragazze, quindi fanno un lavoro veramente bellissimo. Quindi buon divertimento a tutti i bambini che vogliono fare questo laboratorio in biblioteca.